Sì, grazie Alfredo, buongiorno. Siamo all'esterno dello stabilimento Yokohama di Ortona, davvero un clima caldo non solo per i quasi 40 gradi che ci sono in questo piazzale quasi completamente assolato, ma perché questa è una vertenza davvero di difficile soluzione. I lavoratori sono in presidio permanente proprio da diverse ore perché la situazione si è fatta davvero pesante. Brevemente ricordiamo quello che è accaduto proprio negli ultimi giorni con la comunicazione della proprietà giapponese di voler chiudere il sito di Ortona, l'unico in Italia e in Europa di questa azienda che ha altre due fabbriche, due siti, la casa madre in Giappone e poi in Indonesia, dunque l'unico stabilimento nel vecchio continente è questo di Ortona. La proprietà giapponese, come dicevo, ha deciso di chiudere quasi dalla sera alla mattina. C'è stata una comunicazione in videoconferenza, come prima ci spiegavano gli operai e i sindacalisti che tra poco andremo ad ascoltare. Dunque è stato un fulmine quasi a ciel sereno perché non ci si aspettava che potesse accadere tutto questo. Ricordiamo che sono 84 i lavoratori della Yokohama che rischiano a questo punto fortemente di perdere il posto. Ricordiamo la Yokohama che produce delle apparecchiature per il trasporto del gas e del petrolio, dei tubi in pratica per il trasporto del petrolio e del gas, tubi offshore e onshore. Allora io direi di andare ad ascoltare proprio dai sindacati che sono qui intervenuti. Ovviamente ci sono praticamente, Alfredo, avrai visto con le immagini di Loris Bennato, praticamente tutti gli 84 lavoratori o quasi. Qualcuno non è venuto perché questo caldo, condizioni di salute non ottimali, non hanno permesso proprio la presenza qui ad Ortona. Ci sono 37 gradi in questo momento, temperatura davvero molto calda. Allora andiamo ad ascoltare i sindacati per capire meglio se ci sono degli sbocchi ad una situazione, ad una vertenza davvero molto complicata. Al mio fianco c'è Ettore Di Natale della FEMCA CISL Abruzzo e Molise, alle sue spalle Riccardo De Feo della Wiltech Abruzzo e Carlo Petaccia della FICTEM CGL. Allora Di Natale, una situazione molto molto critica perché c'è stata questa comunicazione della proprietà di voler chiudere il sito, tra l'altro state già portando via con gli operai tutti gli oggetti personali, quindi diciamo la fabbrica sta per essere svuotata anche dei vostri effetti. Sì, sicuramente è stata una decisione fulminea, anomala anche come forma, come ci è stata comunicata, come lei ha detto. Infatti lunedì alle 14 tramite una videoconferenza con Confindustria ci hanno presentato un avvocato dove ci ha comunicato la volontà della casa giapponese di mettere in liquidità tutti i lavoratori. La decisione assurda, il compito nostro chiaramente sarà quello di avviare un iter sindacale, non solo sindacale, anche con le istituzioni, per portare anche la proprietà a un tavolo per far recedere a questa decisione e vedere tutte le opportunità che si possono presentare per riqualificare il sito di Ortona, perché non è solo un discorso di salario, dare dignità a questi lavoratori che hanno dato tanto e che sono stati anche in grado di riqualificarsi nel passato. Questa è una società che aveva ben obiettivi diversi, doveva diventare il primo gruppo nel mondo per quanto riguarda la produzione di tubi offshore, non hanno fatto degli investimenti come noi abbiamo chiesto e quindi non è possibile disimpegnarsi in questo modo senza pagare dazio sul territorio. Quindi la proprietà dovrà scendere a parlare con noi e vedere prima cosa se può recedere a questo atto veramente allucinante. E seconda cosa, vedere se c'è la possibilità di dare lo stabilimento ai lavoratori per vedere attraverso il MISE, le istituzioni, se è possibile trovare percorsi che riqualificano questi operai. Dico solo una cosa e concludo: questo è un territorio che è già stato colpito violentemente da chiusura aziendale. Il territorio di Ortona non si può permettere un'ennesima chiusura e quindi noi faremo di tutto insieme a questi lavoratori per dare loro dignità, ma anche a tutte le famiglie e a tutto l'indotto.
Grazie, grazie a Ettore Di Natale della CISL Abruzzo Molise. Io direi di ascoltare Riccardo De Feo della Wiltech Abruzzo, perché De Feo credo che a questo punto l'obiettivo, lo diceva anche il collega della CISL, sia quello di aprire un tavolo con la regione e poi eventualmente a Roma. Ci sono queste possibilità? Ci siamo già portati avanti con il lavoro, abbiamo già informato le nostre segreterie nazionali, quindi già si sta prevedendo di aprire dei tavoli al MISE per portare questa vertenza che è di per sé assurda, nel senso che tutti quanti ci domandano come mai non avete avuto mai sentore come rappresentanti sindacali esterni di questa cosa. Possiamo soltanto dire che l'azienda addirittura si è resa disponibile in un periodo di Covid di farci fare assemblee per un premio di partecipazione dove l'azienda ha partecipato attivamente. Quindi ci sentiamo presi ancora di più per i fondelli, perché dopo lunedì praticamente alle 14 con un mero comunicato di 5 minuti un avvocato di Ernst & Young, che poi dobbiamo anche qui, è tutta in salita questa trattativa, dobbiamo capire quali sono gli interlocutori, perché oramai siamo presi anche qui dalla globalizzazione, una ditta giapponese che si fa difendere da Ernst & Young, che è un gruppo inglese, da un avvocato italiano, quindi è tutto in salita. Lunedì in regione andremo a vedere come iniziare questo percorso affinché l'azienda possa tornare sui suoi passi. Sì, tra l'altro lei ricordava proprio che lunedì ci sarà questo incontro in regione. Noi abbiamo ascoltato proprio questa mattina in regione a Pescara, nella sede di via Passolanciano dell'assessorato regionale alle attività produttive, l'assessore Mauro Febo, proprio su questa vicenda, su questa vertenza della Yokohama. Se la regia è pronta possiamo ascoltare il contributo. Questa cosa ci è calata, come insomma tutti sanno, all'improvviso, si stava parlando di altro, invece all'improvviso è uscito questo problema. C'è una strategia nel mondo asiatico, soprattutto in quello, nel mondo industriale giapponese, quello di, nell'automotive, di restringere, di chiudere i mercati fuori dal loro continente. È una strategia che ci preoccupa perché abbiamo altre aziende sul nostro territorio, però è una strategia insomma difficile su cui misurarci. Chiaramente lunedì facciamo un incontro, la regione metterà a disposizione tutto ciò che può mettere a disposizione, bisogna capire fino a che punto la decisione è definitiva o meno. Abbiamo ascoltato dunque le parole dell'assessore regionale Mauro Febo, che ha confermato quello che ci aveva detto Riccardo De Feo, ovvero di questo incontro di lunedì. Petaccia, lunedì andrete in regione a Pescara, porterete sul tavolo le vostre idee e le vostre proposte, non si può più perdere tempo. Sì, io spero e credo vivamente che questo tavolo non sia l'ennesimo tavolo di discussione di prassi per arrivare al Ministero e poi non risolvere nulla. Io credo che la politica debba attenzionarsi sulle modalità che oggi le multinazionali stanno facendo. La settimana scorsa in assemblea abbiamo accennato anche di avere, oltre al piano di risultato, un piano industriale che ci potesse verificare come l'azienda volesse, diciamo, permeare qua in Ortona. E invece per l'ennesima volta vediamo che le aziende, le multinazionali, i giapponesi, come stanno facendo già con altre società come Nissan, come Toyota, che stanno riportando, internalizzando alle proprie case, ma in estate in Giappone, stanno facendo la stessa cosa. Io spero che la cittadinanza ortonese e tutta abruzzese non cada nel tranello che questo è un problema legato al Covid, che è legata a una strategia mancanza di mercato. Sì, c'è un problema di mercato e lo sappiamo tutti quanti, perché il settore... Però mi corregga, sì. Voi avevate anche delle commesse, sì, infatti, quindi c'era il lavoro. C'era, arrivavo a questo. È vero che in questo momento stavano in cassa integrazione, ma un po' di commesse ci stavano. Però dipende qual è la strategia. Ortona era stata scelta come fulcro, come hub dell'Europa e Nord Africa. Quindi se, come hanno dichiarato in 5 minuti, che la motivazione perché non c'è mercato e quindi su 3 stabilimenti se ne chiude uno,
anche geograficamente lo troviamo paradossale che tengono aperte due geograficamente più vicine e lasciano scoperto tutto il campo europeo. Credo che invece sia altra, e quindi la politica alta, il ministero incalzato dalla regione, incalzata dalla città, da noi e quant'altro, devono verificare questi passi. È vero, stiamo parlando di 84 famiglie che andranno molto probabilmente, adesso patiranno sicuramente la negatività, però comunque sia questo potrebbe essere un viatico anche per le altre società. Quindi la politica stia attenta di come muoversi, perché credo, e abbiamo un'altra società giapponese che sia Pilkington, che sia altra società, ma dobbiamo stare attenti come ci si muove, che questa vertenza potrebbe essere utilizzata come viatico per un processo di deindustrializzazione a Ortona, in Italia, eccetera. Alfredo, a te la linea per una domanda, credo, ancora prima di chiudere qui da Ortona. Sì, rapidamente, perché siamo in chiusura, una considerazione che mi veniva in mente mentre ascoltavo i vari rappresentanti dei lavoratori. Questa vicenda ricorda, sebbene siano settori diversi, quanto accaduto con la Honeywell poco più in là, insomma, in Val di Sangro. È una vicenda molto simile, il nostro territorio assiste a queste multinazionali che arrivano, fanno il loro business e poi a un certo punto, senza diciamo, domandare nulla e senza concedere nulla ai lavoratori, se ne vanno. Esatto, esattamente, hai centrato, è anche un esempio che abbiamo portato anche noi, anche con modalità diverse, con tempi diversi, però esattamente, perché anche il fatto di chiudere un'azienda, noi la chiamiamo una serrata, perché è vero che la stragrande maggioranza stava in cassa integrazione, ma dentro ci stavano facendo manutenzione, quindi una decina di persone fa impiegati e manutentori, mettono fuori, non curanti, diciamo, della parte economica che vanno a perdere, quindi loro sarebbero disponibili anche a pagare di tasca proprio le giornate che stanno, perché l'hanno detto in quella comunicazione, di tasca proprio. Quindi è proprio una strategia, non è un problema economico, sicuramente può essere di mercato, ma l'Europa e quindi l'Italia deve dire la sua, se no siamo spacciati non solo qui a Ortona ma in tutta Italia.